Il presidente della Confconsumatori Latina, Franco Conte. Buonasera, Franco. Buonasera Simone. Allora, grazie di essere con noi. Noi abbiamo voluto contattarti per parlare di un argomento in particolare, no? Perché se ne parla tantissimo come news e poi spesso magari si valuta quella che è la posizione dei consumatori, dei cittadini normali, che è quello della torbidità dell'acqua, in particolar modo nel sud Pontino, un problema che ormai continua a attanagliare il territorio. Qual è effettivamente, dal tuo punto di vista, ovviamente nel ruolo che ricopri, la posizione dei consumatori su questa vicenda? Sì, Simone, beh, la posizione dei consumatori riguardo al problema della torbidità non può che essere quella appunto di richiedere, pretendere dal gestore un servizio efficiente e quindi nello specifico appunto di avere acqua che sia non torbida, quindi che sia potabile, che possa essere utilizzata per i servizi necessari. Non è assolutamente tollerabile oltre questa situazione perché come ben sai, basta una piccola pioggia e il servizio è inutilizzabile. Di fatto non servono nemmeno più le ordinanze di non potabilità dei sindaci che pure vengono emesse, perché ormai è risaputo che ad ogni pioggia diventa non potabile l'acqua. Addirittura c'è l'assurdo che nel caso appunto dell'acqua non potabile, quando i cittadini fanno reclami ad Acqualatina, questa addirittura risponde. E ci sono reclami dove viene detto questo, risponde che l'acqua, anche se melmosa, deve essere pagata e quindi, come dire, non pone rimedio a questo problema. No, vai, Tieni prego, prego. presente che già a Formia, in poco meno di 40 giorni, il comune di Formia, in poco meno di 40 giorni dell'anno 2021, abbiamo già 5 ordinanze di non potabilità dell'acqua. Non è una No. cosa sostenibile. Numeri importanti e anche possiamo dire poco tollerabili, perché è davvero assurdo questa cosa sull'acqua che è un bene primario, ma magari ci arriviamo dopo, no? Quindi il problema principale è si sta mettendo mano, ovviamente, per quelle che sono le vostre informazioni a questo problema, per cercare di risolverlo una volta per tutto, visto che da quello che già ci hai detto non è che ci sono sgravi sulle bollette oppure un relativo ritorno anche di tipo economico per un servizio che effettivamente per diversi giorni non viene recepito. No, allora, dal nostro punto di vista la risoluzione al problema non c'è, perché è un problema che persiste da decenni a questo punto, potrei dire. Acqualatina dice che il problema è un problema strutturale legato alle sorgenti che producono appunto in caso di pioggia questa torbidità. Ma noi, dati alla mano, possiamo dire che il problema non è diffuso sull'intero territorio del sud Pontino, ma è diffuso a macchia di leopardo. Quindi ci sono zone che hanno una torbidità maggiore ed altre no. Questo perché? Probabilmente perché non ci sono anche gli interventi di manutenzione delle reti idriche che possano sostanzialmente ridurre il problema della torbidità. Quali sono gli interventi che fa Acqualatina? Sono interventi che non vanno a risolvere il problema, bensì vanno ad aggirarlo, perché in sostanza la famosa, per esempio, conduttura che porta l'acqua dalla Campania, da Cellule, verso il sud Pontino, è un aggiramento del problema, cioè noi andiamo ad acquistare acqua dalla Campania, che poi è comunque acqua del Lazio, perché è un'acqua che attraverso un giro piuttosto lungo da Sì. Cassino arriva in Campania e poi ritorna nel sud Pontino. L'acquistiamo perché non abbiamo la possibilità, o meglio, perché Acqualatina non risolve il problema della turbidità sulle sorgenti che noi possediamo e che potrebbero tranquillamente soddisfare le esigenze degli utenti e fornire un servizio di qualità. Poi dicevi il problema di eventuali sgravi in bolletta o cose del genere. No, non ce ne sono, anzi Acqualatina, come ti dicevo già prima, pretende che anche l'acqua melmosa venga pagata perché consumata e quindi deve essere pagata e fatturata.
Ci sono invece delle iniziative che magari portate avanti voi come consumatori su questo tema specifico, o non lo so se pensate di averne in futuro, anche perché, diciamoci la verità, come dicevi tu, decenni non lo so, ma sicuramente nell'ultimo periodo è all'ordine del giorno. Ogni pioggia, o quasi ogni pioggia, ritorna al problema. Allora, le iniziative, ovviamente, a parte le iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, noi chiediamo sempre, continuamente di segnalare le problematiche. Tra l'altro, adesso c'è anche questo ulteriore problema, cioè, le persone si sono talmente assuefatte al problema che non perdono nemmeno più tempo a segnalarlo. E questo è grave perché un problema non segnalato di fatto è un problema che non esiste. Quindi noi chiediamo di segnalare, di fare i reclami avverso queste situazioni, fare anche denunce, perché è un diritto del consumatore quello di avere un servizio efficiente, di pagare appunto il giusto, ma di avere soprattutto un servizio efficiente. Come associazioni siamo sempre, come dire, sul pezzo, ci sono riunioni che vengono fatte periodicamente proprio per aggiornarci, per seguire le varie problematiche, come questo ultimo appunto che ci interessa in quest'ultimo periodo, relativo appunto all'utilizzo della famosa forza pubblica per le morosità e via dicendo. Cerchiamo, per quanto possibile, ovviamente, perché comunque siamo dei volontari, comunque o dei liberi cittadini che hanno altre professioni da svolgere, cerchiamo ovviamente, per quanto possibile, di seguire la problematica.